La storia che vi raccontiamo questa sera è quella della prima rivoluzione per abbattere una monarchia e instaurare una repubblica. Non è la rivoluzione francese con la decapitazione di Luigi XVI, ma quella inglese con la decapitazione di Carlo I, ben 150 anni prima. È stata anche la prima rivoluzione contro le tasse. È una storia stranamente molto poco conosciuta, ma fondamentale nella storia europea e non soltanto, perché è proprio dai fermenti di quella rivoluzione che uscirono i padri fondatori degli Stati Uniti d'America. Venite presto! Arrivo! Eccomi! Sveliamolo! Arrivo! Aiutiamo noi! Siamo alla fine dell'estate del 1648. Si è appena conclusa con una sanguinosa battaglia una delle pagine più drammatiche della storia inglese, ed è la guerra civile combattuta tra le armate del re Carlo I Stuart e l'esercito rivoluzionario guidato da Oliver Cromwell. Cromwell ha vinto e il re, sconfitto, è stato fatto prigioniero. Per lunghi 5 anni l'Inghilterra era rimasta spaccata in due, cugini, fratelli, parenti si erano trovati a combattere gli uni contro gli altri. Nel campo dei vincitori ora si contano i morti e si soccorrono i feriti. Oh, sbrigatevi! Forza con quelle catene! Avanti, avanti! Muovetevi! Avanti! Attento! Per il re! In mezzo alle truppe si aggira un uomo vestito di cuoio di ferro come gli altri, coi capelli arruffati, sembra uno dei tanti soldati, ma non è come gli altri. Lui è l'uomo che li ha guidati alla vittoria. Si chiama Oliver Cromwell. Fermi, dove siete? Fermi! Aiutatemi! Datemi dietro! Restate in piedi! Non vi prego! Mio signore, vi prego! Vi supplico! In fila, ho detto! Avanti! Avanti! Fermi, fermi! Non c'è niente da vedere! Massimo! Nel corso della vita Cromwell scamperà a diverse congiure e sventerà non pochi complotti contro la sua persona. Nella storia inglese forse nessuna figura è stata così controversa, amata, odiata. È dalle battaglie di Cromwell che prende infatti il via in Inghilterra un cambiamento politico traumatico, che precede la rivoluzione americana e quella francese. È infatti proprio qui che trovano le radici i sistemi parlamentari moderni. Che uomo era Cromwell? Beh, i suoi contemporanei lo descrivono irascibile, violento dai modi spicci, ma anche un uomo di grande abilità diplomatica e fervente calvinista, molto attento al suo popolo ma fieramente autoritario. È stato l'unico uomo che è riuscito a abbattere la monarchia e instaurare una repubblica, ma il suo grande sogno morirà con lui. Eppure la sua opera non è stata inutile. Qui ci troviamo di fronte al palazzo di Westminster, sede del Parlamento inglese, che riunisce un po', per così dire, Palazzo Madama e Montecitorio. La Camera dei Comuni è un po' come la nostra Camera dei Deputati. La Camera dei Lords, invece, ha caratteristiche diverse dal nostro Senato. Ogni anno, qui, la regina viene a leggere il discorso della corona, scritto dal primo ministro. E deve bussare alla porta per ottenere il permesso di entrare. Una monarchia oggi molto diversa da quella dei tempi di Cromwell
una monarchia che deteneva allora i pieni poteri per volontà divina. L'abbattimento della monarchia e la decapitazione del re apriranno un periodo di forti tensioni che si concluderanno in modo violento anche per Cromwell, con un finale, lo vedrete, da film dell'orrore. È questa pagina che è passata alla storia come la rivoluzione inglese. Ottimo lavoro, generale! Bravo! Giù, fatelo passare! Non dovete ringraziare me! Siete stati voi a liberare l'Inghilterra! Sì, ognuno di voi! Maestà, allontanatevi dalla finestra. Ma cominciamo dall'inizio della storia, nel momento in cui il re Carlo I sale al potere. È il 1625. La grande regina Elisabetta era morta senza eredi e con lei si era estinta la dinastia dei Tudor. Era subentrata allora la poco amata dinastia scozzese degli Stuart con Giacomo I e Carlo era appunto il suo successore. Un personaggio senza il carisma dei suoi avi, senza la stessa forza e neppure la stessa altezza nel senso vero della parola, perché il regista dello sceneggiato ha scelto per interpretarlo Rupert Everett, un attore alto quasi 1,90 m. In realtà pare che il sovrano non raggiungesse il 1,55 m. Di salute cagionevole, pare che a 3 anni ancora non sapesse parlare. Di fronte a un Parlamento sempre più dominato dai puritani, non trovò di meglio che continuare nella repressione dei loro gruppi più radicali. Sposare una principessa cattolica francese. Avvicinarsi politicamente alla Spagna. Imporre alla Chiesa un protestantesimo moderato e pacifista, mentre in tutta Europa calvinisti e luterani venivano massacrati. Massacri ai quali Carlo I assisteva impassibile, con grande scandalo dei puritani, giustificando il suo non intervento con la difficoltà di procurarsi risorse finanziarie che dipendevano dal consenso di un Parlamento che lo detestava ogni giorno di più e scorgeva in lui nascoste simpatie per il cattolicesimo romano. A un certo punto, lo scontro tra la corona e il Parlamento diventa quindi inevitabile. A quel tempo la monarchia inglese era diversa dalle altre monarchie come quella francese o spagnola per un aspetto molto importante. Naturalmente il re era un sovrano assoluto, incoronato per volere divino, poi era circondato da nobili con ricchi privilegi, ma
non poteva imporre nuove tasse senza l'approvazione del Parlamento. E questo era un vincolo molto insolito, che risaliva addirittura a 4 secoli prima ed era scritto a chiare lettere su un documento che ancora oggi gli inglesi considerano il fondamento della loro Costituzione, la Magna Carta. La Magna Carta è un documento che risale al 1215. Il re Giovanni Senza Terra fu costretto a sottoscriverlo da parte dei suoi feudatari ed è, eccolo qui, scritto in latino, perché allora in Inghilterra la lingua colta e internazionale era il latino. Questa Magna Carta in sostanza faceva divieto al re di imporre nuove tasse senza l'approvazione di un consiglio comune formato dagli stessi feudatari e da alti abati e vescovi. Non solo, ma c'erano dei concetti molto moderni in questo documento. Per esempio, che nessun uomo libero poteva essere imprigionato senza un giusto processo e che la pena doveva essere proporzionale al reato commesso. A noi sembrano ovvie queste cose, ma a quel tempo non lo erano. Quindi un re certamente con grandi poteri, ma anche con forti contropoteri in campi importanti come quello delle tasse e della giustizia. Viene inoltre garantito il corretto e immediato accesso all'eredità da parte di una vedova, la quale non sarà in alcun modo costretta a risposarsi fino a quando vorrà rimanere senza marito. Alcuni articoli sono dedicati al commercio, regolamentando l'uso di unità di misura comuni in tutto il regno, come il quarto londinese per i liquidi, il braccio per l'altezza delle stoffe. Viene sancita la libera circolazione all'interno del regno dei mercanti e di chiunque possa contribuire al comune vantaggio del reame, emanando disposizioni ben precise nei confronti delle persone straniere provenienti da paesi in guerra con l'Inghilterra. È interessante notare che nel 600 questo consiglio comune, istituito dalla Magna Carta, si era già praticamente trasformato in un parlamento. A quell'epoca la Camera Bassa si riuniva spesso proprio qui, in questa sala a Oxford, dove si trova oggi il Consiglio Universitario. E lo vedete, non è una sala molto grande. In effetti il numero dei deputati a quel tempo era soltanto di 350 contro i 650 di oggi. Carlo I non ha mai avuto una vita facile con questa assemblea. Quando aveva bisogno di soldi per le sue spese di corte o per le operazioni militari, doveva chiedere nuove tasse, ma per concedergliele i parlamentari chiedevano ogni volta in cambio nuovi poteri decisionali. A un certo punto la corda si spezza e il re decide di sciogliere il Parlamento, cosa che era nelle sue prerogative. Lo scontro a un certo punto si aggrava anche a causa di dissidi religiosi, sfociando in una vera e propria guerra civile. Dopo una serie di piccoli scontri, l'esercito rivoluzionario ottiene una prima importante vittoria grazie al genio militare di Cromwell e alla sua forte cavalleria, divenuta celebre con il nome di Ironsides, fianchi di ferro. Di successo in successo, i rivoluzionari obbligano il re ad arrendersi e lo costringono a rimanere confinato all'interno del suo palazzo a Londra. L'esercito con il quale Cromwell combatte lo ha costruito lui stesso dal nulla. È il cosiddetto New Model Army, l'esercito del nuovo modello. Con queste sue forze rivoluzionarie è stato capace di tener testa e infine di sconfiggere l'esercito del re. E si è dimostrato essere un valente generale sul campo, anche se il comandante in capo era un altro, un nobile di alto lignaggio, Lord Thomas Fairfax, soprannominato Black Tom per i suoi capelli e i suoi occhi neri come la pece. La storia della rivoluzione è anche la storia dei rapporti tra questi due uomini così diversi tra loro. Uno rude e duro, l'altro un rivoluzionario nell'animo, ma un aristocratico nei comportamenti. Thomas Fairfax appartiene all'alta nobiltà inglese. E questo suo schierarsi contro il re e addirittura combatterlo è considerato un tradimento in famiglia.
padre! Che piacere, come state? Come sto? Come un qualunque uomo che abbia visto la propria figlia andare in sposa a un traditore. Le cose stanno cambiando in futuro. In futuro? Se tuo marito continuerà così, non avremo alcun futuro. Mio signore? Spostiamoci in salotto. No, non voglio disturbare. Volevo solo vedere come stavi. Io sto bene. Stiamo entrambi bene. Ne sono lieto. Allora, vi siete divertito a dare la caccia a Sua Maestà, Thomas, e spedirlo in camera sua come un bambino? Obbligando così i nostri amici e parenti a lasciare il paese? È stato il re il primo a levare i vessilli contro il suo popolo. Perché non ci accomodiamo? No, sto per andare via, mia cara. Forse non l'avrete notato, Thomas, ma Londra non è posto adatto ai fedeli sudditi di Sua Maestà in questo momento. Le case dei nostri amici giacciono vuote e devastate, mentre i vostri uomini invadono le strade. Per mantenere la pace, non per farvi del male. Sai dove trovarci, mia cara. Fin quando potremo restarci, almeno. Dopo la schiacciante vittoria delle truppe del Parlamento, il re è in gravissime difficoltà, perché non soltanto è stato sconfitto, ma è addirittura accusato di alto tradimento verso la corona e verso il suo popolo. I rivoluzionari a questo punto chiedono al sovrano di firmare un accordo che garantisca i diritti del Parlamento e limiti i privilegi della monarchia. Conferita al Lord Generale Fairfax per il valore dimostrato in battaglia. Possiamo al fine dormire sonni tranquilli, sapendo che all'indomani il re non potrà imporci una nuova tassa. A sentirvi sembra che abbiamo lottato solo per i vostri interessi, Hollis. Dov'è il trattato? Tutto è pronto per le vostre firme, ma prima passeremo a palazzo per brindare a una nuova era di pace e prosperità. Gestire la vittoria però non è facile, perché all'interno delle forze rivoluzionarie si sta producendo una spaccatura. Le parti più moderate vorrebbero raggiungere un accordo per una monarchia istituzionale con maggiori poteri al Parlamento. Ci sono però altre forze che richiedono delle riforme molto più radicali, in grado di limitare l'arbitrio del re, e non soltanto in campo fiscale e economico. E tra questi c'è anche Oliver Cromwell. Oliver. Oliver, abbiamo un appuntamento con il re. In giro si dice che anche tu abbia una casa. Che te ne pare? Hai dimenticato di dirgli quante volte può lavarsi. Siamo in ritardo. Dio vi benedica, generale. E tutti i nostri uomini. Il Signore ha eretto voi a difesa del nostro paese, così come ha scelto il cugino Oliver per esserne la coscienza. Oh, davvero? Hollis, quando saranno pagate le truppe? Appena possibile. Il Parlamento ha altri debiti urgenti. Questo non è il nostro trattato. Prima ci sono armaioli e fornitori. È solo un impegno volto a garantire il libero commercio. Dove sono le riforme, le leggi, i diritti fondamentali? Sono certo che li troverete leggendolo più a fondo. Esautoriamo il re dal potere di nominare i giudici. Ma non dite il perché. Ogni uomo ha diritto a un processo equo e a pari opportunità. Questo è un principio fondamentale. E se non avete il coraggio di scriverlo, sarà mia premura farlo. C'è una procedura da seguire. Ha ragione lui, Hollis. Noi dobbiamo imporre dei limiti al re. Nessuno vorrebbe combattere di nuovo. Nel modo più assoluto, correggetelo pure. Vieni, mia cara. Purtroppo dobbiamo andare. Questo è un momento cruciale per l'esito della rivoluzione. Infatti il re è tenuto prigioniero qui nelle sale del suo palazzo di Hampton Court, ma può contare ancora sull'appoggio di molte persone, in specie tra gli aristocratici. Nessuno ancora osa mettere in discussione la sua figura e la sua autorità, però deve accettare un compromesso con i vincitori della guerra. Ecco a voi, Hollis, i conti delle truppe.
E il trattato? Il signor Oliver Cromwell, maestà. Nient'altro. Il generale Lord Fairfax. Il signor Denzil Hollis. Il conte di Whitby. Il signor Henry Ayrton. Lord Becker. Sir Richard Pritchard. Avremmo qui il trattato, maestà. Lasciatemi indovinare. Voi vorreste smembrare il mio esercito, privarmi dei miei poteri legittimi? Approfittare dei vostri sudditi non è mai stato un vostro potere legittimo. Il Parlamento vuole solo che vostra grazia sia vincolata alle leggi del paese. Nessuno può reclutare eserciti, né imporre alcuna nuova tassa al regno, se non per unanime... Consenso del regno stesso. Conosco molto bene la Magna Carta, signor Hollis. C'è il vostro zampino anche in questo, Lord Fairfax? Io vi chiamerei anche generale, ma non è facile dimenticare il giorno della vostra maggiore età, quando posi la mia mano su questa spalla, nominandovi Lord Thomas Fairfax. Buffo pensare che quel giorno mi giuraste fedeltà eterna. Giurai di onorare e difendere un re che tale si fosse mostrato. Eravate così fiero quel giorno, tremavate anche un po', se ben ricordo. Con tutta la corte a bisbigliare quanto fosse avvenente il nostro Lord Thomas. Chi avrebbe mai detto che un giorno si sarebbe lasciato sedurre dalla causa di alcuni ribelli? Voi avete tradito questo regno. Lord o no, mi avete obbligato ad oppormi. Appena firmerete quel trattato, sarò lieto di servirvi. Vostra moglie, la graziosa Lady Anne, cosa pensa del ribelle che è in voi? La nostra nazione versa nel lutto e nella disperazione. Se l'amate come dite, firmerete. Dovrò prima esaminarlo, signor Cromwell. Voglio sperare mi accorderete il tempo di leggerlo. Attenderemo la vostra risposta. Potreste permettere a vostra moglie di venire a farmi visita? Persino al peggior prigioniero viene concesso il diritto a un po' di compagnia. Cromwell ha poca deferenza nei confronti del re, perché la sua fede gli dice che l'unica autorità in cui credere è Dio, e poi lo considera responsabile di tutto quello che è successo. Ma nel conflitto tra il Parlamento e il re non c'è soltanto una questione politica e economica, c'è anche una questione religiosa, perché è più di un secolo che l'Europa si è letteralmente spaccata in due. E nello stesso mondo protestante, del resto, si sono aperte delle fratture profonde. Le nazioni del nord, come la Svezia, l'Olanda, alcuni stati tedeschi, ma anche buona parte della Francia, hanno abbracciato il protestantesimo di Lutero o di Calvino. Mentre Spagna, Portogallo, i regni italiani, parte degli stati tedeschi, sono rimasti cattolici, fedeli al Papa. L'Inghilterra, dal canto suo, ha preso una via tutta particolare. All'epoca di Carlo I sono ancora in molti a temere il ritorno dei cattolici, dei papisti, come vengono chiamati, una parola che diventa presto sinonimo di impietà, di corruzione morale. E lo temono soprattutto quei movimenti religiosi che sulla scia di Calvino sono proliferati anche qui in Inghilterra. E già alla fine del Cinquecento nasce la volontà di instaurare qui un calvinismo duro e puro, quello dei puritani, appunto. E Cromwell è uno di loro. E questa è proprio la casa a Ely, fuori Londra, dove Cromwell ha vissuto per oltre 10 anni insieme alla sua famiglia. Ben arrivata. Grazie. Proprio non ve la sentite di abitare in città, vero? E vivere sotto lo sguardo di migliaia di occhi non sarebbe più vita. E poi come farei a guardare le stelle? Mia figlia, Bridget. E avete già visto il cugino Henry? Ai festeggiamenti, mi pare. Dio vi benedica, generale. Henry. Mia moglie. I nostri mariti sono come fratelli e io già mi sento vostra sorella. Prego, accomodatevi.
Signore, anche se non meritiamo le tue benedizioni, siamo qui con cuore umile e lieto a renderti grazie per i doni della tua terra. Amen. 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 Mio figlio, Richard. Lieto di conoscerti, Richard. Una piccola guerra ha diviso il paese mentre tu dormivi. Quest'uomo ci ha condotto alla vittoria. In futuro ricordati che gli devi la libertà. Esagera sempre. Perdonatemi. Cromwell conduceva una vita frugale e irreprensibile. Del resto lo si vede anche da questa casa modesta, ereditata dal nozio della moglie, e ora è stata trasformata in una casa museo. Il camino, il forno sono originali, il resto è stato ricostruito, tra l'altro qui anche con i cibi dell'epoca. La signora Cromwell cucinava bene, si racconta che la sua specialità era una torta all'anguilla. Cromwell fa parte della piccola nobiltà terriera, che è molto diversa dall'aristocrazia di corte. È il rappresentante di una nuova classe emergente, di persone che vogliono contare di più nelle decisioni che riguardano la loro vita, la loro fede e la loro libertà. Ma che tipo di personaggio era realmente Cromwell? Così lo descrive un altro deputato del Parlamento nel 1640. Quello che mi colpì fu il suo brutto abbigliamento. Portava un abito di stoffa pesante che sembrava essere stato confezionato da un sarto di campagna. La sua biancheria era ordinaria e non troppo pulita. E notai persino una o due piccole macchie di sangue sul collo della camicia, che saliva un po' troppo su dall'abito, troppo stretto di collo. Il suo cappello era privo di nastro. La sua figura sembrava piuttosto tozza. Aveva una voce aspra e melodiosa, ma quello che mi colpì maggiormente fu la sua eloquenza piena di fervore. Noi non voteremo mai questa mozione, signor Cromwell! I puritani, con il loro stile di vita quasi ascetico, non riconoscevano alcun tipo di clero, perché facevano direttamente riferimento alle sacre scritture e combattevano persino la Chiesa anglicana, perché era dotata di liturgie, di gerarchie episcopali non molto diverse poi da quelle cattoliche, e per questo erano mal sopportati da Carlo I e anche già dal padre Giacomo I, che li perseguitò con furore. Per sfuggire alle persecuzioni, alcuni di loro decisero di abbandonare il paese. E il 6 settembre del 1620, dal porto di Plymouth, partì un'imbarcazione destinata a diventare famosa, la Mayflower, che a bordo aveva un carico di puritani in cerca di una nuova terra per essere liberi. Ebbene, quel viaggio oggi è considerato l'origine della nascita di una nuova nazione, gli Stati Uniti d'America. Il 6 settembre del 1620, una nave stracarica di profughi prende il largo dal porto di Plymouth, nel sud-ovest dell'Inghilterra. Sul fianco campeggia il suo nome, Mayflower, fiore di maggio. Omaggio forse alle origini del suo primo proprietario, un fiorentino. Quel fiore, infatti, è il giglio, simbolo della città toscana. Lungo soltanto una trentina di metri, il Tre Alberi non è diretto verso l'Europa, ma verso le Americhe, verso il futuro. A bordo, oltre a una trentina di membri dell'equipaggio, e poi cani, capre, pecore e pollame, ci sono 102 passeggeri fra uomini e donne. Per la maggior parte appartengono a famiglie di puritani e dissidenti inglesi e olandesi, alla ricerca di una terra dove poter vivere secondo le loro convinzioni religiose, senza essere perseguitati. Stipati negli angusti spazi sotto coperta della nave stracarica ci sono anche bambini, figli illegittimi e orfani, spediti nel nuovo mondo per lavorare come braccianti. La prima parte del viaggio è tutto sommato tranquilla. Poi però i freddi venti artici e le tempeste cominciano a far sentire l'approssimarsi dell'inverno sui gelidi mari del nord.
Due uomini a bordo si ammalano e muoiono. In compenso, una donna dà alla luce il suo bambino, che viene battezzato Oceano. Dopo 66 giorni di viaggio, la Mayflower getta l'ancora a Cape Cod, pochi chilometri a sud del luogo dove è oggi la città di Boston, per approdare infine qualche tempo dopo a New Plymouth, dopo il fallimento di ogni tentativo di raggiungere la Virginia, dove in origine erano diretti. I padri pellegrini, così sarebbero stati definiti, vorrebbero proseguire fino alla colonia di Virginia, ma il rigido inverno del Nord America non consente spostamenti, anzi, si appresta a mietere molte vittime, falcidiate da freddo, stenti e malattie, al punto che solo metà di quello sparuto gruppo di coloni avrebbe visto la primavera successiva. I sopravvissuti però hanno dato ormai vita a una nuova colonia, ancora oggi considerata l'embrione dei futuri Stati Uniti d'America, nella cui identità storica l'avventuroso viaggio della Mayflower e dei padri pellegrini sarebbe diventato il momento fondante della nazione. Il giorno del ringraziamento, la più importante festività statunitense che si celebra il quarto giovedì di novembre, commemora il primo raccolto di mais e dei coloni nel 1621. Quelli che avevano resistito a quel durissimo inverno avevano ora di che mangiare e potevano progettare il loro futuro. Professor Firpo, questi padri pellegrini portano con sé un forte spirito religioso che caratterizza sia l'etica individuale, ma non soltanto, perché poi pervade la società e persino la politica. E anche oggi, in fondo, questa impronta la ritroviamo in certi comportamenti, anche in certi aspetti della politica americana. La troviamo sotto molti aspetti, la troviamo anzitutto nel fatto che ancora oggi i presidenti degli Stati Uniti pronunciano il loro discorso dietro uno stemma sul quale si legge In God We Trust, che era esattamente quello che pensavano i pellegrini della Mayflower, che attraversavano. Abbiamo fiducia in Dio. Abbiamo fiducia in Dio e attraversiamo l'oceano per questo. Ma l'eredità puritana è presente anche, come dire, come diceva lei, nel costume morale, in questa attenzione dei privati alla vita pubblica, alla moralità degli uomini pubblici. Pensiamo a quanti presidenti o candidati presidenti degli Stati Uniti sono stati esclusi o hanno avuto grave difficoltà a causa di storie extramatrimoniali. E sulle cronache di poche settimane fa era sulle cronache la faccenda del capo della CIA e della sua amante, si presume, in Iraq e via di questo passo. E questo è interessante perché non è solo e non è tanto forse l'attenzione alla fedeltà coniugale, ma al fatto che queste persone, che sono personaggi pubblici, abbiano potuto raccontare delle bugie. Questo ha una mentalità calvinista, per una mentalità calvinista è qualcosa di intollerabile. Questa presenza naturalmente di questa tradizione puritana è geograficamente molto chiara anche in America, fra le coste occidentale, orientale, la California, New York, naturalmente molto più moderne, molto più laicizzate, e invece gli stati delle grandi pianure centrali, gli stati agricoli, dove questa mentalità puritana è molto forte. Quindi si vede anche nella campagna elettorale? Si vede nella distribuzione del voto, fra un voto democratico sulle coste e un voto repubblicano più conservatore al centro. Ma si vede per esempio anche nella presenza di questa eredità delle sette battiste, delle sette radicali, soprattutto nel mondo dei neri del sud degli Stati Uniti. Io mi capitava di vedere negli Stati Uniti qualche volta le partite di pallacanestro con questi atleti neri formidabili, i cui nomi propri sembrano, come dire, una rassegna di profeti di Israele, che si chiamano Isaiah, Moses, Elijah, non so, nomi di questo genere. E anche questo è un retaggio forse della tradizione calvinista. Torniamo alla nostra storia. È il 1648, abbiamo lasciato il re Carlo prigioniero nella sua residenza. Nonostante le sconfitte nelle due guerre civili, il re è deciso a riprendersi il potere e cerca in tutti i modi di dividere il fronte dei suoi avversari, corrompendo e cercando nuovi alleati, magari anche con qualche concessione sotto banco. Ho letto le vostre richieste, signor Hollis. Sarà stata dura per voi mettere insieme le istanze del Parlamento. Bene, vediamo. I mercanti potranno proteggere i loro commerci. I puritani le loro beate coscienze. Ah, ecco qui. Queste ultime pagine.
Il diritto di ogni uomo inglese alla vita, alla libertà e così via, sembrano contenere un sacro fervore che non vi riconosco. Il Parlamento ha molte voci, io mi limito a riportarle. Il vostro voto conta come quello di chiunque altro. Se questi guerrieri baciati dalla vittoria volessero disperdere i miei beni ovunque o mettere a rischio la vostra nuova libertà di commercio con le loro riforme, voi potreste opporvi. Ma vi trovereste in minoranza. Credo di non essere il solo a sentirsi frastornato da questa tempesta puritana. Se vostra grazia pensa preferissi i giorni in cui i vostri funzionari andavano in giro tassando e arrestando a loro piacere. Ma se foste voi ad essere messo a capo di quei funzionari, signor Hollis, come primo consigliere del re, secondo solamente a re stesso, tutto assumerebbe un'altra prospettiva, giusto? Sono certo che vostra grazia ritirerà questo commento quando si renderà conto di come potrebbe essere interpretato. Signori, signori, passiamo alla principale questione all'ordine del giorno. Le nostre indicazioni relative all'accordo di pace sono state consegnate a Sua Maestà, insieme a tutti i capitoli supplementari, ovviamente. Convocato per essere informato della sua risposta. Sei riuscito a lasciarla qualche ora per il bene del paese, Tom? Ne siamo onorati. Pessima nottata? Hai già fatto il bagaglio? Non abbiamo ancora pensato a cosa faremo. Ad ogni modo, Sua Grazia mi ha garantito che se lo rimettessimo sul trono sarebbe ben disposto a firmare l'accordo. In tal senso, e nell'interesse di una rapida soluzione, io propongo di restituire il trono a Sua Maestà da qui a 2 giorni. Chi è favorevole alzi la mano. Che follia è mai questa? Che state facendo? Noi non appoggeremo la vostra proposta, Hollis. In nome di Dio, che volete fare? Solo contare i voti, signor Cromwell, o devo ricordarle come funziona il Parlamento? Come funziona il Parlamento? È così che funziona il Parlamento? Abbiamo combattuto per anni per avere giustizia. E non appena il re punta i piedi, siamo pronti a cedere tutto ciò che abbiamo ottenuto? Noi non voteremo mai questa mozione! Signor Cromwell! Che state complottando, Hollis? Avete tanto timore del re, tanto da stringere un patto con lui per tradirci? È stata versata dal sangue! Molti uomini sono morti! Voi stessi avete rischiato la vita per riformare la monarchia! Dimmi, Proctor, voi eravate con noi a Marston. Perché volete tradirci adesso? Alzi la mano chi è contrario! Io! La mozione è approvata! Si delineano qui chiaramente 2 fronti. Buona parte dei parlamentari è costituita da proprietari terrieri e piccoli nobili di campagna e per loro, una volta ristabilito l'ordine e ottenuta la sicurezza di non dover pagare nuove tasse, beh, non c'è problema se il re riprende il suo posto. Invece Cromwell e la parte più radicale del Parlamento sono intenzionati a portare avanti la loro battaglia contro il re fino in fondo. Ma c'è anche chi complotta in favore del re. In seguito al mio incontro con Sua Maestà, sono stato informato che alcune persone fedeli al re ci condurranno alla sala del tesoro stanotte. Cromwell non dovrà mai venirlo a sapere. Grazie alla riconoscenza del re, potremo mantenere i nostri diritti commerciali e contare su una lauta ricompensa. Chiunque voterà in suo favore avrà una ricompensa tale da potersi permettere una nuova tenuta. Da questa parte! Presto! Di qua! Forza! Questo! Attenti! Portate quella roba!
roba fuori di qui! Andiamo, avanti! Forza, forza, presto! Sbrigateci, non c'è tempo da perdere! Presto! È molto bella. Cantate con me. Non sono brava come voi. Vi prego, accontentate il vostro re. Siete venuto per unirvi a noi, signor Cromwell? Ho degli affari da sbrigare con il re. Che peccato. Avevamo appena iniziato. Tornerete domani, mia cara? Allora, Anna? Vogliate scusarmi, maestà? Chi ha proposto l'accordo? Voi o Holles? Non capisco a cosa vi riferite. Pensate che gli uomini siano tutti i vostri giocattoli, fatti solo per baciarvi le mani, per strisciare i vostri piedi? Non vi seguo, signor Cromwell. Il Parlamento non è un bordello in cui soddisfare i vostri bisogni. E se sperate di riprendere la vostra corona con l'oro, non siete solo un ladro e un ruffiano, ma anche un folle. Ma davvero? Credo che vostra madre abbia dimenticato di dirvi una cosa, signor Cromwell. Di solito la gente impara fin dalla culla che io sono il re. E lo sono per diritto divino. E non sarete voi ad insegnarmi come si governa uno Stato. Cromwell ha un fido alleato per portare avanti la sua battaglia contro il re. Ed è l'esercito. Quell'esercito che ha guidato alla vittoria e nelle cui fila militano tanti puritani indipendenti, radicali. I soldati sono ancora accampati alle porte di Londra in attesa di essere pagati e smobilitati, ma non è ancora arrivato il momento di mandarli a casa. Ascoltate, uomini. So che volete tornare a casa, come me del resto. Ma ieri notte la sala del tesoro è stata saccheggiata, quindi dovremo attendere per tornare ad arare i nostri campi. Sì. Il Parlamento ci ha tradito. Vergogna! 89 uomini hanno votato oggi per cancellare le vostre imprese e rendere vane le vittorie che avete ottenuto. E a meno che questi traditori non vengano fermati, temo che noi non vedremo mai la ricompensa che ci spetta di diritto. Sono qui per chiedervi di fare un ultimo grande sforzo. Nessuna guerra, nessun rumore di spade. Solo un piccolo segnale per scuotere la nazione. Ce ne torneremo a casa strisciando solo perché è questo che vogliono? No! O finiremo ciò che abbiamo iniziato? Sì! La vittoria sarà nostra! Sì! E così si organizza un vero e proprio colpo di Stato. Visto che in Parlamento non si trovano i numeri sufficienti, beh, allora saranno i soldati a far piazza pulita della monarchia. Metà del paese già ti disprezza. E ora ti farai altri nemici, Margaret Holles, i nostri amici. Io sono amici. Un soldato, e se non porto a termine questo... Che razza di eredità hai intenzione di lasciare al nostro figlio? Hai scelto tu questa causa, ma ne pagherà lui il prezzo. Nascendo in un mondo che suo padre ha del tutto stravolto, pensaci. Pensa a come sarà la sua vita. Fairfax a questo punto vive un dramma di coscienza. È sì un rivoluzionario, ma la sua origine aristocratica lo spinge a salvare il suo avversario, Holles, anche lui un nobiluomo, e gli invia una lettera per avvisarlo. Va bene, manderò Holles in esilio. Dichiararlo nemico dello Stato sarà più che sufficiente. Non metterà più piede in Parlamento. Grazie.
Caro Hollis, voi e Margaret fareste meglio a partire subito per la Francia. Il Parlamento sta per essere sciolto e tutti i cospiratori arrestati. Inutile dirvi quali rischi io corra nel mandarvi questa lettera. Vi do questo avvertimento sperando che se mai si rendesse necessario, mio figlio potrà avere un amico su cui contare. Partite quest'oggi, ma vi sia chiaro che non dovrete mai più fare ritorno. Vostro Thomas. È urgente, dallo al signor Hollis. Presto, mia cara! Margaret, sbrigati! Le truppe guidate da Cromwell, Fairfax e i comandanti puritani marciano su Londra. Il 2 dicembre raggiungono qui Westminster e quattro giorni dopo irrompono nella Camera dei Comuni. Avanti! Levatevi di mezzo! Via! Via! Levatevi di mezzo! Via! Ci vediamo stasera. A più tardi, cara. Ehi, è mio! È faticoso lavorare in Parlamento. E al cuoco che avremo ospiti questa sera. Al Parlamento! Perché ci siamo fermati? Vieni qui! No, non fare storie! Portatelo in cella. Lasciatemi andare! Non ho fatto niente! Lasciatemi! Non è Dolles fare così tardi. Dichiaro sciolta questa assemblea. I seguenti membri dovranno seguire subito i miei ufficiali. Sir Thomas Stone! A circa 140 membri del Parlamento viene impedito di entrare nell'aula e 45 di loro che cercano di opporsi sono arrestati. È un atto grave che passerà alla storia come la purga di Pride, dal nome dell'ufficiale che eseguì l'epurazione su ordine di Cromwell e Fairfax. Professor Firpo, c'è una cosa curiosa a proposito dell'esercito, e cioè che il re d'Inghilterra in passato, per tradizione, non aveva diritto ad avere un suo esercito. Non ne aveva neanche molto bisogno perché non aveva nazioni confinanti, ma proprio perché doveva render conto al Parlamento di quello che faceva e quindi, in altre parole, non aveva un'autorità assoluta. No, durante appunto lo scisma anglicano fu deciso da Enrico VIII che i beni secolarizzati alla Chiesa servivano per far nascere una nuova nobiltà e non servivano, come altri avevano proposto, a dotare la corona delle risorse necessarie per pagarsi un esercito, come avveniva negli altri grandi stati europei. Questo rese la corona inglese dipendente dal Parlamento. Il re ha bisogno sempre del consenso del Parlamento per procacciarsi le risorse per arruolare un esercito e rende il re debole nei confronti del Parlamento. La storia della rivoluzione inglese comincia dal momento in cui la Scozia, l'unico stato confinante con l'Inghilterra, lo invade e il re non può prescindere dall'appoggio del Parlamento e nasceranno tutti questi conflitti. E sarà durante appunto la rivoluzione inglese che nasceranno nuovi eserciti e nascerà anche, come dire, questo sbocco quasi decisivo della rivoluzione inglese che sarà un colpo di Stato. Tra l'altro è un colpo di Stato che ricorda molto quello di Napoleone a Saint-Cloud, il famoso colpo di Stato di Brumaio, con l'esercito che invade il Parlamento, elimina i parlamentari che non sono d'accordo e proclama poi un nuovo corso politico.
È come dire, quasi tutte le rivoluzioni nascono per una speranza di libertà e la speranza di libertà viene poi stroncata da colpi di Stato. Mi pare che sia un insegnamento della storia degli ultimi secoli, quello che ci insegna che le rivoluzioni è più facile cominciarle che finirle. L'abbiamo trovato al porto, era diretto ad Anversa, con direttive del signor Hollis su come cambiare questi in oro. Bel lavoro, capitano. Signore. Qui abbiamo finito, signore? Sì. Potete tornare a casa! Sì! Quelli sono i volti dell'avidità e del tradimento, figliolo. Guardali bene. Quale di questi è il signor Hollis, padre? Guardia. Sì, signore. No, no. No. Lui dov'è? No. No. Dov'è Hollis? No. Tom. Tom, dov'è Hollis? Non era in Parlamento? No. Traditore. C'è un traditore tra noi. Sei stato tu! Hai avvertito tu, Hollis! Oppure tu! Avanti, confessa! Oliver! Ehi! Perché quegli uomini dovrebbero tradirti? Hollis ci avrà sentiti arrivare. Pensiamo ai processi ora. Ora sappiamo tutto di Hollis e del suo complice. Diglielo. Il re aveva promesso ad Hollis di nominarlo suo primo consigliere se in cambio lui lo avesse rimesso sul trono. Va detto che l'esercito rivoluzionario creato da Cromwell rappresenta una novità assoluta anche sul piano militare. Infatti le armi rimangono le stesse, ma cambia la struttura di comando e prefigura un po' l'organizzazione degli eserciti moderni, dove i comandanti non sono tali perché nobili di nascita, ma per i meriti dimostrati sul campo di battaglia. È una trasformazione dell'esercito che si stacca completamente dal modello del passato, in particolare da quello medievale. È quello che Cromwell ha chiamato il New Model Army. Il New Model Army era composto da un nucleo centrale di picchieri dotati di armature e di picche lunghe 5 metri per il combattimento corpo a corpo e accompagnati da numeri uguali o leggermente più elevati di moschettieri armati di moschetti a miccia. Anche la cavalleria era ancora la stessa, con gli archibugieri che usavano come armatura delle piastre per il torace e la schiena e un elmo e spesso anche una giacca di camoscio a scopo difensivo. Erano equipaggiati con una spada, un paio di pistole e un piccolo fucile a canne corte a selce chiamato archibugio. Il primo grande successo di questo esercito avvenne in occasione della battaglia di Naseby, in cui l'esercito realista, più piccolo e più professionale, fu finalmente sconfitto. Questo è il tipo di corazza per il torace che veniva utilizzata e, come potete vedere dalle profonde ammaccature che riporta, è stata collaudata per verificarne la resistenza. Probabilmente in questo caso si tratta di palle di moschetto,
A volte venivano anche realizzate armature a prova di pistola e queste due piccole ammaccature potrebbero anche essere state causate da proiettili di pistola sparati per collaudare l'armatura. Questa armatura era abbinata a una corazza per la schiena e a un elmo che era chiamato pot, vaso, ed è un tipico esempio degli elmi che in Inghilterra erano realizzati quasi esclusivamente a Londra. Era presente anche una coda, una protezione per il collo, che veniva realizzata con una singola piastra. La parte superiore degli elmi veniva realizzata in due pezzi, perché era più facile e più veloce da produrre. Gli elmi non erano a prova di proiettile. Questo è un esempio tipico di molte migliaia di pezzi di armature per archibugieri che furono realizzate per il New Model Army alla metà del Seicento. Il re ormai è sempre più isolato. I parlamentari moderati, quelli più vicini a lui, sono stati epurati con la forza. Ma si ostina a non voler firmare il nuovo accordo che limita il suo potere assolutista. Però intanto su di lui pendono delle accuse gravissime di corruzione e di tradimento. Gli elementi più radicali spingono per processare subito il re e per giustiziarlo. Ma per molti altri questa decisione è sconvolgente e traumatica. Quindi si apre un contrasto tra i sostenitori di Cromwell. E c'è un documento molto significativo che è conservato qui nella biblioteca dei manoscritti storici dell'Università di Oxford, la Bodleian Library. È un rapporto scritto da un ufficiale che riferisce sugli umori all'interno dell'esercito. Ecco due frasi che danno l'idea della diversità di opinioni tra i militari. La prima dice in sostanza: la sua esecuzione non può essere giustificata da ragioni militari perché ora la situazione è cambiata. All'inizio noi non eravamo contro il re, ma eravamo contro il partito del re. E ora questo problema è stato risolto e il re non può essere solo a pagare per le conseguenze e salire sul patibolo. Però ecco l'altra lettera invece che definisce un'altra posizione, quella che poi sarà vincente, e dice: il re era ben consapevole del grande fiume di sangue versato, della morte di 300.000 innocenti, e non ha fatto niente per evitarlo, per impedirlo. Oggi sta complottando contro di noi e sia libero che prigioniero continuerà a complottare. Quindi è un pericolo per la sicurezza dello Stato e per questo va giustiziato. Bisogna dire che questo era anche, questo contrasto esisteva ai vertici, cioè tra i due grandi protagonisti della rivoluzione. Serviranno altre guardie a Whitehall. Meglio tenere qui l'esercito. Una volta che gli alleati del re scopriranno che lo processeremo. Il re? Non se n'era mai parlato, o sbaglio? Perché parlarne? Il suo regno di corruzione è crollato ormai. Perché fermarsi? Prima voglio parlare con lui. Sembrerebbe piuttosto riluttante a impugnare la spada che Dio ci ha donato. Tom è abituato a combattere, non a discutere di politica. Il generale Lord Fairfax. Accomodatevi. Prendete una prugna, sono a dir poco ottime. Le ha portate vostra moglie. Donna eccezionale, la vostra Lady Anne. Sareste uno sciocco a perderla. Sono venuto a parlarvi del regno. Mi è sembrato di capire che sia in dolce attesa. Congratulazioni. Sono curioso. Se fosse un maschio, sperate di passargli il vostro titolo? Abbiamo appena gettato metà del governo dentro una cella e attendiamo ancora un segnale di pace dal nostro re. La nazione intera spera che voi mettiate il suo benessere al di sopra di tutto.
Ma se accettaste i nostri termini, ne avrebbe la certezza. Io sono il vostro sovrano per diritto divino, mandato qui dal Signore per governare questa nazione. Per regnare forse, ma non come un tiranno, come un buon padre fa con i suoi figli. Dubitare della santità del vostro re non può permettervi di credere che il vostro lignaggio abbia origini divine. E anche se per una qualche vostra ipocrisia intendeste perpetuare la casata dei Fairfax, io non la riconoscerei. Vostro figlio sarà un uomo come tutti gli altri, generale, e così i suoi figli. Mi auguro che vostra moglie comprenda il sacrificio che state compiendo. Vostra maestà, vi prego. È qui che devo firmare. Nessun uomo può impartire ordini a un re. Nessun uomo può imporre a un re dei limiti. Un re governa per grazia di Dio. E adesso fuori di qui! Carlo I si dimostra ostinato e miope, ai limiti dell'ottusità. Però il fatto è che in tutto il mondo intorno a lui la monarchia assoluta non è mai stata messa in discussione. Tutti i re del suo tempo vivono in corti sfarzose, sono sul trono per grazia divina. Perché mai improvvisamente quel mondo dovrebbe rovesciarsi e cedere potere al popolo? Carlo è abituato a vivere in luoghi sfarzosi, lontano dai problemi della popolazione. È attorniato da persone assorbenti e circondato da grandi opere d'arte. E questa sala ne è proprio l'emblema. Lo stile, vedete, è quello classico palladiano. Qui si tenevano i cosiddetti mask, che erano una sorta di balli in maschera che prevedevano anche delle recite amatoriali, che coinvolgevano nella parte di se stessi anche le altezze reali. E il copione prevedeva che naturalmente vincessero sempre loro nelle lotte contro i disordini e i malvagi. La cosa importante di questa sala però è il soffitto. Si tratta di grandi dipinti di Rubens. Rubens li eseguì in Olanda su commissione di Carlo I. Rappresentano l'apoteosi degli Stuart e mescolano Giacomo I con delle figure mitologiche e divine, tra nuvole, angeli e corone. Il compenso pattuito fu pare di 3.000 sterline, ma Rubens dovette aspettare a lungo per essere pagato, 2 anni. La cosa interessante è che dopo che furono fissati al soffitto, Carlo I vietò che qui si tenessero altri balli e rappresentazioni per proteggere questi dipinti dal fumo delle candele e delle torce, che erano tantissime. Fu una specie di tutela dei beni culturali ante litteram. Carlo I infatti era un grande appassionato di pittura. Sono arrivati fino a noi tantissimi ritratti di Carlo I, a cavallo, con i familiari, in armatura. Insomma, il re dovette posare molto tempo per i suoi pittori. Forse per questo la sua passione per l'arte e il bello non svanì mai. Carlo era appassionatissimo dei pittori del Rinascimento italiano. In particolare possedeva molte tele di Tiziano, di cui era un vero fan. Voleva portare alla sua corte anche Gian Lorenzo Bernini, ma non riuscì mai a convincerlo a trasferirsi a Londra. E allora fece dipingere a Van Dyck un suo triplice ritratto, di fronte, profilo destro, profilo sinistro. Un vero identikit che venne spedito a Roma e che doveva servire da modello per un busto che Bernini doveva scolpire per lui. Bernini lo eseguì e doveva essere uno dei suoi capolavori, ma andò perduto in un incendio. Insomma, Carlo era un grande intenditore, un fine mecenate,
e anche un furbo mercante d'arte. Riuscì in effetti ad accaparrarsi la straordinaria pinacoteca della dinastia dei Gonzaga di Mantova. 159 tele e 200 sculture, tra cui opere di Tintoretto, Guido Reni, Annibale Carracci e anche il Cristo morto del Mantegna, acquistate tutte a un prezzo stracciato nel 1628. Quel che si dice un vero affare. Dopo la sua morte, parte della preziosa collezione verrà acquistata da un altro rapace intenditore, il Cardinal Mazarino, ministro della corte di Francia. Alcuni quadri, però, Cromwell li volle tenere per sé, dimostrando a sua volta uno spiccato senso del bello. Improvvisamente gli eventi precipitano. Il 1 gennaio 1649, dopo la decisione di Cromwell di mettere sotto processo il re, il Parlamento procede alla sua incriminazione. No, non posso. Dateci un motivo per cui lo Stato dovrebbe essere in mano a un solo uomo. Perché è nato per questo? Vi ho chiesto un motivo, non una scusa. Il 20 gennaio del 1649 inizia il processo al re ed è un processo aperto al pubblico con le tribune gremite, un po' come allo stadio. Dopo l'epurazione di Cromwell, qui di membri moderati non ce ne sono più, sono rimasti un'ottantina di parlamentari più radicali. Ma la cosa che colpisce è che nell'atto di incriminazione non ci sia il nome di Fairfax, cioè il grande generale, il capo dell'esercito. E questo particolare lascia intendere che si sia aperta una profonda frattura tra i due protagonisti della rivoluzione, sull'opportunità di processare e soprattutto condannare il re. Procediamo. Un momento. Fermi! Noi siamo qui quest'oggi per servire e rispettare la giustizia, non per infangarla in questo modo. Voi non potete, voi non manderete a morte un uomo, un re, prima che venga dichiarato colpevole. Fratelli. Sono stato uno stupido a credere che lottassimo per un mondo migliore. Far vivere il re oppure l'uomo? Clientelismo o opportunità? Vecchio o nuovo mondo? È tutto qui, Tom. Questa è la nostra occasione per far sì che l'Inghilterra sia libera. Io sono un riformatore e credevo lo fossi anche tu. Io riformerò la monarchia senza ricorrere a esecuzioni sommarie. Troppo tardi.
Si dia inizio al procedimento. Carlo Stuart, re d'Inghilterra. Questo Parlamento ritiene che voi abbiate abusato dei poteri conferitivi dalla legge e... Un momento. Vorrei sapere in base a quale norma sono stato chiamato qui. Da quale genere di autorità? Io sono il vostro re e ho un compito assegnatomi da Dio per lunga e legittima discendenza e non ho alcuna intenzione di rispondere ad una nuova e illegittima autorità. Avete sentito l'accusa? Rispondete in nome del popolo. Io sono favorevole alla libertà del popolo inglese molto più di chiunque altro tra i miei presunti giudici. Ve lo chiedo ancora. Non siete voi qui a fare le domande, signore. Ogni persona in quest'aula ha perso qualcuno per via dei vostri soldati. Noi siamo più che autorizzati a processarvi. Se un potere senza autorità può emettere leggi ed alterare i principi fondamentali di questo regno, allora non so quale suddito in Inghilterra possa dirsi certo che la sua vita non sia in pericolo. Questi uomini sono qui designati dai comuni d'Inghilterra. Voi e tutti i vostri predecessori dovreste rispondere a loro. Me ne sfugge il motivo. Credevo che aveste letto la Magna Carta. Esiste un contratto tra il popolo e il suo re che voi avete violato. La Camera dei Comuni non è mai stata una corte di giustizia. Gradirei sapere come lo è diventata. In base a una scelta, a un attento ragionamento e a provata onestà. Un metodo molto più equo di quello con cui voi siete diventato re. Il processo dura 10 giorni. Il re si ostina a non riconoscere la corte e a non difendersi. Il verdetto di condanna è scontato. Qui, negli archivi del Parlamento di Londra, è conservato il documento originale che decreta la condanna a morte del re. Eccolo qui. La terza firma è proprio quella di Cromwell. Allora, buongiorno, professore. Allora, cosa sono tutti questi sigilli? Questa è l'ordinanza che fu redatta dopo la fine del processo e l'emissione della sentenza. È l'ordinanza che sancisce l'esecuzione capitale, l'ordine dato ai soldati. Ci sono 59 sigilli. Sì, si tratta dei sigilli e delle firme che comprovano l'autenticità del documento, di tutti i membri del tribunale che avevano accettato di apporre la loro firma. Non tutti firmarono, alcuni si rifiutarono di firmare, a quanto pare, ma questi sono quelli che firmarono. Per la prima volta nella storia un uomo è stato decapitato non a seguito di una rivolta o da un oppositore, ma dal Parlamento. Questo è un perfetto esempio della natura formale e ufficiale del processo. Molti monarchi inglesi sono stati uccisi sul campo di battaglia, in qualche angolo buio o a seguito di una cospirazione. E questa è la prima occasione nella quale una vera e propria rivoluzione viene fatta in tribunale. Per concludere, questo documento è stato preservato per quasi 400 anni, è ancora nel Parlamento ed è ancora moderno sotto molti punti di vista. Indubbiamente si tratta di un testo importantissimo e drammatico, ma abbiamo rischiato di perderlo. Infatti, il documento venne consegnato a uno dei soldati. La condanna a morte del re fu eseguita e quel soldato si portò l'ordinanza a casa. Il governo riuscì a ritrovare questo documento preziosissimo solo perché quel soldato fu arrestato nel 1660. Ma abbiamo rischiato veramente di perdere una testimonianza così importante. E come mai il soldato portò con sé quel documento? Perché era un ordine da eseguire. Si trattava di istruzioni affidate a quel soldato e non era previsto che poi dovesse restituirle al governo. Il soldato lo tenne a casa sua e lo conservò lui.
Fu ritrovato per caso. Sì, e si tratta di uno dei documenti più importanti nella storia d'Inghilterra. E distruggere la loro speranza in tutto ciò che è sacro. Colpevole. Sto parlando. Colpevole. Colpevole. Voi dovete ascoltarmi. Signori, mi avete sentito? Io sono il vostro re. Voi non potete condannarmi a... Colpevole. Sono da poco passate le 2 del pomeriggio di martedì 30 gennaio 1649 quando Re Carlo I viene portato in questa sala. Ironia della sorte, l'ambiente più bello, più sfarzoso dei suoi palazzi diventa il teatro della sua morte. Dall'alto i dipinti di Rubens guardano il re attraversare lentamente questa sala. Una scala in legno è stata accostata a questo muro perché a quel tempo qui c'era una finestra proprio là dove c'è ora il suo ritratto. Questo per consentire al re di uscire fuori dove era stato eretto il patibolo e per permettere alla folla di assistere all'esecuzione. La sentenza non dice che bisogna tagliare la testa al re, dice che la morte deve avvenire per separazione della testa dal corpo. Muoio in nome di una buona causa e di un Dio misericordioso. Nient'altro da dire. Passo dalla volubile corona terrena all'incorruttibile corona dei cieli, laddove non ci sarà più turbamento alcuno. Ricordatelo. Aspettate il mio segnale. Rosso! Aveva sangue rosso, come il nostro. Era Dio per tutti noi! Era un vostro prigioniero, un vostro nemico. Un uomo che per denaro ha ucciso tanti vostri fratelli, l'avete dimenticato? Da questo momento non siete più dei sudditi, ma dei cittadini. Uomini liberi che non dovranno mai più inginocchiarsi davanti a qualcuno. D'ora in poi sarete solo voi i padroni di voi stessi. I testimoni dell'epoca ci dicono che il re andò incontro alla morte con molta dignità.
Il patibolo era stato eretto esattamente qui. Ora la finestra non c'è più, ma si trovava esattamente dove ora c'è il busto di Carlo I. La leggenda vuole che quella mattina il re indossasse due camicie, una sopra l'altra, e questo perché non voleva che il popolo, vedendolo tremare di freddo, pensasse che tremava di paura per andare incontro alla morte. Non si conosce il nome del carnefice che lo decapitò. Pare che il boia di corte, quello che eseguiva le sentenze, quel mattino non si facesse trovare. Ogni anno in questa sala, il 30 di gennaio, ancora oggi, si tiene una cerimonia per ricordare l'evento e celebrare la memoria di Carlo I, l'unico re inglese fatto giustiziare dal suo popolo. In effetti, fin da subito, per molti, Carlo assunse la figura di un martire. Già immediatamente dopo l'esecuzione, molti di quelli che assistevano vollero intingere i loro fazzoletti bianchi nella cesta che conteneva la testa del re. Professor Firpo, al di là dell'uccisione del re, qui c'è una situazione totalmente nuova perché c'è un improvviso vuoto di potere. Fino a quel punto era il re che rappresentava il potere, l'autorità, l'ordine, e di colpo invece bisogna riorganizzare tutto questo. Il problema è un problema di grande rilevanza che possiamo guardare sotto due profili. Da un lato, per quello riguarda la storia della rivoluzione inglese, vale a dire la fine del re determinerà la difficoltà dello Stato inglese, della corona inglese o ex corona inglese di trovare un nuovo equilibrio politico. E lo sviluppo quale sarà? Sarà con Cromwell, che diventa sempre di più anche controvoglia un dittatore, che nomina e scioglie i parlamenti, che finisce per accettare la carica di Lord Protettore, addirittura per trasmettere questa carica ereditariamente quindi, al proprio figlio. In sostanza c'è questa autorità divina, per così dire, come di origine divina, che scompare. E d'altra parte ancora non c'è una struttura, come dire, democratica con il potere delegato all'elettore. Quindi è un momento di svolta che si risolve come e quando. Si risolve come e quando con appunto la legittima restaurazione di re Carlo II, il figlio dell'uomo di sangue, che era stato decapitato poco più di 10 anni prima e che viene accolto trionfalmente in Inghilterra. Perché viene accolto trionfalmente? Perché finalmente l'Inghilterra ritrova, come dire, una sua legittima sovranità dopo che Cromwell era morto nel 58 e non poteva evidentemente trasmettere ritenermente il suo straordinario carisma a suo figlio. E questo comporta, tuttavia, al di là della restaurazione di Carlo II, comporterà un problema che sarà un problema fondamentale per la società e la politica europea dei decenni e dei secoli successivi. Una volta che si era tagliata la testa un re, restava il problema aperto. Dove stava la sovranità? Chi aveva il potere di riempire quel trono vuoto? Dove nasceva il diritto a comandare? E sarà lì che nascerà una lunga discussione in base al quale si finirà faticosamente per stabilire che la sovranità non viene dall'alto, da Dio e dai re, ma viene dal basso, e cioè dal popolo. Grazie, professore. L'Inghilterra è ora dominata da Cromwell e dai suoi uomini, ed egli assume davvero il ruolo di capo e svetta su tutti gli altri leader della rivoluzione. Vive nella reggia di Hampton Court, si occupa della politica estera, tutti fanno riferimento a lui. Eppure il suo stile di vita non cambia. Rimane sobrio, secondo i dettami più rigidi del puritanesimo. Guardate questo ritratto. Vedendolo, Cromwell ritiene che il pittore lo abbia troppo ringiovanito e abbellito. Allora ordina a un altro pittore di ritrarlo così com'è nella realtà, con le rughe, i brufoli, le cicatrici, altrimenti non l'avrebbe pagato, ed ecco il risultato. Ha la fama meritata di un uomo duro, tutto di un pezzo, incorruttibile e fedele alla causa della rivoluzione. Insomma, è lui l'uomo che può veramente tenere la barra dritta nel clima di paura e di apprensione che l'esecuzione del re ha generato. Il figlio del re, che si chiama anche lui Carlo, è ancora in esilio, ma è una minaccia costante e Cromwell sa dimostrarsi molto deciso contro chiunque dissenta con il regime che ha instaurato. Un messaggio dalla Scozia, è urgente. Il
scozzesi hanno dichiarato il principe Carlo il loro nuovo re. Allora li attaccheremo prima che lo facciano loro. Preparate le truppe. Voglio gli uomini pronti entro 3 giorni. Fondare nazioni non è la gloriosa attività che ci si potrebbe aspettare. Solo notti troppo brevi e stupide domande. Se sei venuto a dirmi che il popolo mi odia, risparmia il fiato. Non voglio riconoscimenti. Hanno la libertà, ne apprezzeranno il valore. E tu credi che sia questa la libertà? Non mettermi alla prova, Tom. Hai visto che cosa facciamo ai traditori? Vuoi finire come loro? Tu non sei Dio, Oliver. Non puoi avere il controllo del mondo. Nessuno ha mai governato questo paese senza un re. Ti suggerisco di tornare subito da tua moglie. Quella schiera di leccapiedi non ti dirà mai la verità e non ne avrebbe il coraggio. D'ora in poi ascolterai solamente bugie. Il principe non si trova in Scozia. Gli scozzesi non sono una minaccia, a meno che tu non lo voglia. Non provocarmi, non farlo, Tom. A te la scelta, Oliver. Puoi darmi retta o condannare questa repubblica a una brutale tirannia più odiata di quella del re. Tom. Credevo mi avessi abbandonato. Guardate queste magnifiche arcate. Qui passeggiava Cromwell quando studiava legge. E in questo edificio hanno studiato anche molti dei suoi seguaci puritani che poi l'hanno sostenuto in tante lotte. Ma quando deve confrontarsi con i suoi nemici, la vera forza di Cromwell continua a essere l'esercito che è compatto dietro di lui. E del suo esercito Cromwell avrà ancora bisogno, perché ancora una volta è la religione a compattare i suoi avversari. L'Irlanda, infatti, tenacemente cattolica, si rivolta contro il nuovo regime puritano. La reazione di Cromwell è feroce, terribile. Il verde è il colore dell'Irlanda, isola piovosa e battuta dai venti, conquistata dai Celti e poi evangelizzata da San Patrizio nel V secolo, che avviò la formazione di quella ferrea identità cristiana e cattolica che ne avrebbe profondamente segnato la storia. Insieme con la strenua opposizione al dominio inglese, instauratosi con la conquista di Enrico II nel 1172. Un dominio reso ancor più gravoso dall'adesione della corona britannica alla riforma protestante a partire da Enrico VIII, fino alla divisione tra l'Eire, la Repubblica d'Irlanda indipendente dal 1937, e l'Irlanda del Nord, come parte integrante del Regno Unito. La vera e propria colonizzazione dell'isola ebbe inizio sotto Giacomo I Stuart, che proclamò gli irlandesi sudditi del re d'Inghilterra, accentuandone in tal modo l'opposizione religiosa. La situazione precipitò nel 1641, quando i cattolici irlandesi uccisero migliaia di protestanti e migranti inglesi e scozzesi nell'Ulster, dando vita a una grave ribellione. A stroncarla, in un altro bagno di sangue, fu Oliver Cromwell, sbarcato in Irlanda nel 1649 per riportarvi, come riferirono le cronache, la giusta libertà e la proprietà dei protestanti. Animato dalla sua intransigente fede calvinista e convinto che il papismo altro non fosse che superstizione, prepotenza e satanico inganno, Cromwell non si accontentò delle vittorie in battaglia, ma scatenò le sue truppe in un autentico massacro delle popolazioni locali, facendo radere al suolo monasteri, castelli e interi villaggi. A Wexford fu sterminata l'intera popolazione, 1500 civili e 2000 militari.
A Kilkenny, in un estremo gesto di disprezzo, la cattedrale fu trasformata in una stalla. Due terzi delle terre degli irlandesi sconfitti furono assegnati ai soldati inglesi di sicura fede protestante e i cattolici furono dichiarati fuori legge. Dopo pochi mesi di campagna militare, l'ordine era ristabilito e Cromwell poteva trasferire il suo esercito in Scozia. Il prestigio di Cromwell cresce, ma cresce anche l'odio che molti nutrono nei suoi confronti. Infatti non sono pochi a rimpiangere il vecchio re. Per tutta Londra inizia a circolare un libretto che si dice sia stato scritto dal re stesso prima di morire. Si intitola Eikon Basilike, che in greco significa la figura del re. Ed esalta Carlo come un martire e celebra le sue qualità in contrapposizione a quelle di Cromwell. Cosa fa Cromwell? Beh, anche se la libertà di stampa era stata una delle battaglie dei rivoluzionari, ne vieta la circolazione e fa rispondere dal grande poeta John Milton con un altro libro, l'Iconoclasta, che distrugge l'immagine del re. Ritratti del re, ritratti del re. Guardate, signora, un vero ricciolo dei capelli del sovrano. Oh, piano con quello. È stata l'ultima cosa che ha toccato. Arrestatelo. Io non ho fatto nulla. La mia è un'attività più che onesta, signore. La tua attività è un insulto a questa città. Oliver, no! Come si può pensare di fondare una nazione su uomini del genere? Probabilmente questa scena è, diciamo così, una licenza poetica, ma il clima nella Londra governata da Cromwell e dai puritani era effettivamente molto pesante. Cromwell limita la libertà di stampa, anche se in misura molto minore rispetto al periodo della monarchia. Fa addirittura chiudere i teatri. Anche le corse di cavalli vengono proibite, come pure i combattimenti tra i galli. Insomma, Cromwell tenta una moralizzazione forzata della società, cercando di imporre uno stile di vita puritano a tutta la popolazione, arrivando addirittura a vietare i festeggiamenti profani del Natale e fa confiscare dai soldati i cibi delle feste e le decorazioni. Persino i canti natalizi non sono più permessi. Della Londra del tempo di Cromwell è rimasto ben poco. Questi sono alcuni degli ultimi edifici rimasti. E questo perché era una città che era in gran parte costruita con case di legno, le une addossate alle altre, i vicoli erano stretti. E questo aveva creato l'ambiente ideale per lo sviluppo di due piaghe che nel giro di pochi anni hanno completamente cambiato il volto di Londra. Ed erano il fuoco e la peste. È il 2 settembre del 1666, una domenica. In uno dei locali stipati nelle piccole vie che si intersecano nel centro di Londra, un fornaio dimentica di spegnere la brace che arde nel suo forno. È la classica miccia che fa esplodere tutto. In pochi attimi le fiamme si propagano nel negozio. Il fornaio fugge dalla finestra con moglie e figli e si salva. Ma l'incendio è ormai divampato e si dirama in un batter d'occhio. Il vento forte spinge le fiamme. Le abitazioni costruite di paglia e legno prendono fuoco come cerini. Le case sono una accanto all'altra e si passano le fiamme come un contagio. Non esiste all'epoca un corpo dei pompieri e a poco o nulla valgono gli interventi dei più coraggiosi fra i cittadini di fronte a una simile calamità. All'interno delle mura i 5/6 degli edifici ardono nel fuoco. Nel giro di 4 giorni, tanto dura l'incendio, l'80% della city è distrutta. 430 ettari, 13.200 case, 87 chiese, tra cui la cattedrale di St. Paul. 4 ponti sono divorati dalle fiamme. Più di 100.000 sono le persone rimaste senza casa, mentre il numero delle vittime resta a tutt'oggi sconosciuto.
Anche i danni economici sono incalcolabili. Il grande incendio di Londra ebbe, se non altro, il merito di cambiare radicalmente le cose. Nacquero allora le prime associazioni private di pompieri che garantivano un'efficiente vigilanza sugli incendi e fiorirono le assicurazioni. La fisionomia della città poi cambiò radicalmente. Londra rinacque letteralmente dalle sue ceneri, proiettata verso la modernità, con strade ampie e case in mattoni e pietra, oltre a ferree regole di comportamento per la prevenzione degli incendi. La maggior parte delle strade e degli edifici della City sono quelli che vediamo ancora oggi. Il fuoco ebbe poi un'altra imprevista conseguenza benefica, poiché contribuì a debellare un altro flagello che aveva devastato la città solo un anno prima, la peste, di cui ancora si registravano qua e là focolai e recrudescenze. Nel solo 1665 la peste si era portata via un quinto della popolazione di Londra, tra le 70.000 e le 100.000 persone. Un'ecatombe vera e propria, dovuta principalmente alle condizioni igieniche, a dir poco disastrose. Probabilmente fu portata da una delle tante navi che arrivavano nel porto sul Tamigi e, come sempre, si diffuse con una rapidità sconcertante, anche perché si ordinò di abbattere cani e gatti nell'erronea convinzione che contribuissero a diffonderla. E così furono sterminati i principali nemici dei ratti, i veri diffusori del morbo. Ci si illuse di fronteggiare l'epidemia anche tenendo ovunque torce accese notte e giorno e aromatizzando l'aria con spezie e incensi utili al più a coprire il puzzo dei cadaveri. Chi poteva, come Carlo II, il figlio di Carlo I, riappropriatosi del trono, lasciava la città, una città presto ridotta a una sorta di uno spettrale deserto. Le intense attività commerciali e mercantili che facevano di Londra la città più viva e popolosa d'Europa si arrestarono. Gli 11 anni del governo di Cromwell sono gli unici in cui il Regno Unito sia stata una repubblica, perché non era mai successo prima e non succederà mai più dopo fino ai giorni nostri. Il rispetto per l'istituto monarchico, per i sovrani, predomina ancora oggi in Inghilterra. Pochissimi mettono in discussione la monarchia, che coabita oggi perfettamente con una forma democratica di governo e rappresenta una tradizione unificante per il paese. Sebbene la democrazia sia una realtà in tutti i paesi del vecchio continente, non sempre questa forma di governo ha coinciso con un ordinamento repubblicano come è avvenuto in Italia dal 1946. La monarchia gode anzi di ottima salute, visto che sono ben 10, dalla Spagna alla Norvegia, le case regnanti europee. Non c'è dubbio però che nessuna mantenga immutato il proprio fascino alla pari della corona britannica, e non solo per il ruolo che ha giocato nel corso della storia, ma soprattutto per la curiosità, fatta anche di pettegolezzi o, per dirla all'inglese, di gossip, che continua a suscitare. Da Guglielmo il Conquistatore in poi, alcuni grandi, anzi grandissimi sovrani inglesi hanno segnato la storia. Da Enrico VIII, famoso per le sue 6 mogli, ma soprattutto per lo scisma della Chiesa Cattolica, a Elisabetta I, madrina di un secolo segnato dalla supremazia sui mari, dalle grandi scoperte, dalla straordinaria affermazione della stagione culturale sotto il segno di William Shakespeare. O ancora dalla regina Vittoria, protagonista della lunga epoca in cui l'impero britannico raggiunse il massimo splendore, fino a oggi, fino a Elisabetta II e ai suoi figli, ai suoi nipoti, al marito Filippo, dalla plomb very British, dalle battute a volte leggere. Questi cittadini così speciali, che hanno ancora, quali altezze reali, la prerogativa di essere chiamati per nome. Gli anni della Repubblica sono densi di eventi, in particolare Cromwell sconfigge in battaglia gli scozzesi che si erano alleati con il figlio del re decapitato, ma ottiene anche importanti vittorie contro la flotta olandese, ponendo nuove basi per il dominio dell'Inghilterra sui mari. Ormai il suo prestigio come generale è immenso e anche la sua leadership politica è indiscussa. Ma a questo punto c'è una svolta.
Cromwell decide di assumere su di sé praticamente tutti i poteri e scioglie con la forza il Parlamento, esattamente come aveva fatto Carlo I. In pratica esercita quasi le funzioni di un sovrano, anche se rifiuta qualunque implicazione di tipo sacrale. Con qualche tentennamento rifiuta persino la corona che gli viene offerta, ma accetta la carica di Lord Protettore della Repubblica di Inghilterra, Scozia e Irlanda. Il 16 dicembre 1653 l'investitura avviene con una solenne cerimonia in Westminster Hall. Cromwell entra nella parte di padre della patria e per una volta ritiene opportuno indossare degli abiti da cerimonia adatti alla circostanza. Avete visto? Vuol farsi nominare Lord Protettore. Un'investitura? Sì, proprio così. Sì, sì. Che cos'è, fratello? Riguarda Cromwell. Non ti congratuli con me, Tom? Capisco, non ci riesci. Credi che mi sia invaghito del potere e della gloria? Ma ti sbagli, continuo a disprezzarli. Tu però mi hai insegnato a studiare il campo di battaglia, ed è quello che ho fatto. E ho capito che alla nostra gente serve una guida, una specie di monarca. Ieri notte sono rimasto in piedi a fare piani. C'è molto da fare, Tom. Dobbiamo prendere delle navi, riempirle di uomini e farle salpare verso nuovi lidi, ad apprendere nuove scienze, percorrere nuove rotte. Capisci quello che dico, vero? Quello che sto cercando di fare attraverso tutto questo. Vuoi cercare nuove terre? Vi dichiaro Lord Protettore d'Inghilterra. Majestad. Il terrore e la dittatura militare che si è instaurata creano molta preoccupazione e ostilità non solo tra i nostalgici del re, ma anche tra i suoi vecchi amici. Le guardie del corpo di Cromwell sventano almeno 4 attentati contro di lui. I tempi sono cambiati, il dittatore non è amato, oggi è tollerato e spesso odiato. Si dice che dorma ogni notte in una stanza diversa e faccia assaggiare i cibi prima di mangiarli. Questo è un grande momento per la nostra nazione. Lo sento, ve lo leggo negli occhi. Vi ho visti rischiare la vita durante la guerra, sacrificare figli e fratelli perché voi sapevate. Sapevate che questo paese poteva, doveva essere migliore. Tutti lo sapevamo. Abbiamo combattuto insieme tutti questi anni per nulla? Oggi abbiamo l'occasione di fondare un nuovo Stato e di creare il mondo che abbiamo sempre sognato. Ciò che vi chiedo è il vostro argento, non le vostre vite. Strade per unire il paese e navi per espandere l'impero. Siete disposti a rinunciare alle vostre ricchezze per questo? Sì! Voi siete i cittadini per un mondo nuovo. Rinnegate i vostri vizi da cortigiani. Andate oltre l'avidità personale. E fissate lo sguardo sui frutti della virtù. Riesci a capire ora le nostre preoccupazioni? Ho riconosciuto il traditore. Era il sergente Joyce. Ricordate Joyce, signore? È l'ultima volta che scrivi un mio discorso, Little.
E comunque le parole servono a poco. C'è bisogno di altro per tenerci uniti. Il sacro fuoco dei cannoni. Che ne dici se attacchiamo la Scozia, Tom? Sei ancora contrario? Sono stato io a dare l'ordine. Di parlare a quei bifolchi di civiltà e tutto il resto? Sono stato io a ordinare di spararti. Non è il caso che tu mi prenda in giro, Tom. Mi hai appena salvato la vita. Largo! Fate largo! Abbiamo trovato il traditore, signore. È fuggito a cavallo, ma i miei uomini lo stanno inseguendo. Non dirmi qualcosa che non voglio sentire, Tom. Siamo a una svolta, ma tutto per il verso giusto. Lo portiamo alla torre, signore. No, a Tyburn. Mettetelo a rogo pubblicamente. No, avete preso l'uomo sbagliato! Forse io non avrò la forza di ucciderti, ma un giorno, molto presto, arriverà qualcuno che solleverà la sua pistola e ti fermerà. No, non sarà una pallottola a uccidere Cromwell. Da tempo è malato, non sta bene. Nell'estate del 1658 accusa un forte dolore all'addome. Non sembra una cosa grave, ma i medici non riescono a curarlo. Di giorno in giorno le cose peggiorano. Del resto era una cosa che spesso accadeva in un'epoca in cui la medicina poteva ben poco. Eppure alcuni insinuano il sospetto che sia stato avvelenato lentamente o che non sia stato curato con la dovuta attenzione. Di questo però non esistono prove. Il 3 settembre 1658, a 59 anni, Cromwell muore nel suo letto. Non sospetta minimamente il destino orrendo che lo attenderà. Proprio come un re, Cromwell, prima di morire, nomina alla carica di Lord Protettore il figlio Richard, che però non si dimostra all'altezza del padre perché non ne ha le capacità, il carisma e neppure la gloria. La Repubblica però senza Cromwell crolla, perché appena 2 anni dopo la morte di Cromwell, uno dei figli del re Carlo, che era stato decapitato, sarà di nuovo sul trono col nome di Carlo II, trionfalmente accolto lungo le strade inglesi che lo portano a Londra. La monarchia è restaurata e lo rimarrà fino ai giorni nostri. Uno dei primi atti del nuovo sovrano sarà quello di riservare a Cromwell, o meglio alla sua salma, il destino che lui aveva riservato al padre. È il rito macabro dell'esecuzione postuma. Nel 1661 il cadavere di Cromwell, insieme con quello di altri leader della rivoluzione, viene disseppellito e poi decapitato. Il corpo viene gettato in una fossa comune e la testa, issata su una picca ed esposta qui a Westminster, proprio il luogo dove era avvenuto solo 8 anni prima la sua solenne investitura a Lord Protettore. È solo l'inizio di una campagna, questa, di discredito che la Restaurazione porterà avanti nel corso degli anni. Se molti videro in lui una figura machiavellica, capace di intrighi e assetato di potere, secondo Thomas Carlyle, scrittore e studioso della figura di Cromwell, questi fu un vero eroe, protagonista della battaglia tra il bene e il male e modello di moralità. Voltaire fece invece di Cromwell un ambizioso libertino, mentre Karl Marx vide in questa figura così controversa il protagonista di una rivoluzione e quindi di un riscatto sociale per lui e la sua gente. Probabilmente Cromwell fu tutto questo e se è passato alla storia da una parte come un regicida, dall'altra come un tiranno, è stato a causa della complessità tanto del ruolo che ricoprì quanto del periodo storico in cui si svolse la sua esistenza. Se in Irlanda verrà sempre ricordato come un conquistatore senza pietà, macchiatosi di stragi anche sulla popolazione inerme, motivate dal suo odio per il mondo cattolico, se egli stesso si considerava un eletto, mandato da Dio sulla terra per affermare la volontà divina, la sua figura ricopre un ruolo importante anche nella letteratura. Victor Hugo
ne fece il protagonista di un'opera drammatica che fu il modello del nascente movimento romantico francese e nella quale il primo sogno di Cromwell fu, sin dall'infanzia, quello di diventare re. Preso a esempio durante il nazismo in Germania e il fascismo in Italia, anche per gli inglesi la figura di Cromwell risulta a tutt'oggi piuttosto controversa. Nessuno può discutere il ruolo e l'importanza che ha avuto nella storia, ma se per molti resta un traditore, i laburisti come Tony Blair, quelli che auspicano da tempo la fine della monarchia nella Gran Bretagna e la nascita di una repubblica, guardano con interesse all'esperienza del Commonwealth. È stata versata dal sangue! Molti uomini sono morti! Voi stessi avete rischiato la vita per riformare la monarchia! L'omaggio più significativo viene dato a Cromwell da un'associazione a lui intitolata che si occupa di preservarne e favorire lo studio e la memoria, ricordandolo con una cerimonia commemorativa ogni anno, il 3 settembre, nel giorno della sua morte. Gli affreschi che abbiamo visto poco fa dentro Westminster sono, per così dire, una serie di fotogrammi di una lunga storia. Una storia che con passaggi tortuosi ha poi pian piano portato alle democrazie moderne. Naturalmente poi ogni paese ha seguito una strada diversa, ma la rivoluzione inglese, 150 anni prima di quella francese, è stata il primo squillo di tromba di un mondo che stava cambiando e l'inizio, sia pure difficoltoso, di una strada nuova. Grazie per averci seguito. Buonasera.